Adesso ti spiego perché sei qua, Pinio. Sei qua perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. È un chiodo fisso nel cervello, un fastidio a diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Sai dove siamo? Dal dentista. Siamo sul tetto di un palazzo alto 30 piani. Davanti a te, 50 metri ti separano dall'obiettivo, il tetto del palazzo di fronte. Questa è la tua grande prova. Il salto. Salterai? Fidati. Devi saltare, salta, ora! Sei più veloce di così, non pensare di esserlo, siilo! Allora, ma pensi... pensi che questa sia la realtà? Ma dimmi, cos'è reale? Cosa vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Relativo al re. Allora, giovanotto, io ho tutta la vita che ti cerco, lo sai per chi lavoro? Per la finanza. Io sono Morpheus. Ma non eri pelato. E questa è l'unica differenza che noti? Vabbè, in effetti... E questa è la mia nave, la Babucodonosor, lo sai perché sei qua? Questa è la mia nave, la Babucodonosor. Sai perché sei qua? Non c'era posto in Tirrenia. Sei qua perché qualcosa ci rende simili. Cosa? L'impermeabile. Pinio, questo è il limbo. Non è un vero salò. Questo è il limbo. Non è un vero salotto, avrei potuto portarti in un soggiorno, in una sala da pranzo, persino in un bagno, ma neanche quello sarebbe stato il tuo posto, perché tu sei l'eletto. E sai qual è il posto dell'eletto? La camera da eletto. Pillola blu, fine della storia, domani ti sveglierai e non ricorderai nulla. Pillola rossa, entri nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Cosa sto facendo? Il pusher? Ti invito a fare una scelta, Pinio. Tu devi liberare l'umanità che è schiava delle macchine. Cosa pensi di fare dunque? Niente. Ma come niente? Tu sei l'eletto, devi fermare le macchine e non fai niente? Si fermano da sole con quello che costa la benzina. Ma per favore, le macchine hanno un piano, tu cos'hai? Un basso e una chitarra. Allora, tu vuoi che metta il destino dell'umanità nelle tue mani? Dimostrami di esserne degno. Cosa contiene la matrice? Guanciale e pecorino. Per entrare in un programma, cosa si fa? Il provino. Se pieghi il cucchiaio? Cade il brodo. Chi controlla la nostra realtà e gode nell'eliminarci uno dopo l'altro? Alfonso Signorini. Uscire da Matrix è sempre più difficile. Perché? Hanno tolto le cabine del telefono. Indossiamo occhiali da sole anche di notte. Chi lo ha deciso? Lo sponsor. Quando hai imparato a schivare pallottole? Da piccolo, schivavo supposte. Se vedi il codice, cosa stai facendo? Controllando il Green Pass. Non ci siamo.
Ora ti porterò dall'oracolo che ti darà la risposta a tutte le tue domande. Ma fai attenzione, alle sembianze di una donna, ma non è realmente una donna, è solo parte di un programma. Di quale programma parlo? L'Isola dei Famosi. Ma che? È un programma che è stato creato con l'unico scopo di bilanciare l'equazione del suo opposto, ovvero colui che ha creato Matrix, che è... Mentana? L'architetto. Ah, l'architetto. E quando in fondo al corridoio troverai la porta giusta, dopo 95 piani di scale ti troverai di fronte all'architetto, cosa gli chiederai? Di mettere un cazzo di ascensore. Eccolo! Arriva! È l'architetto. È l'architetta. L'architetto. Architetta, architetto, architetto. Cosa le dici? No, che comunque le scale vanno bene. Vanno benissimo. Siamo al momento della verità, Pinio. La porta alla tua destra conduce alla sorgente e alla salvezza di Zion. La porta alla tua sinistra riconduce a Matrix, a lei e alla tragica fine della tua specie. E quell'altra porta dove porta? Quello è il mio soggiorno. Ah, che porta scegli? Ma io andrei a vedere come ha arredato il suo soggiorno, signora architetta, se non le dispiace.